C'era una volta la dieta mediterranea, un piatto tanto variegato quanto salutare, che riusciva ad unire la nostra penisola meglio di qualsiasi governo di qualsivoglia colore. Chi più, chi meno, mangiava sano, insomma. Non è mai mancata la zia del sud che ci rimpinzava di prodotti locali prima di partire per il profondo nemico nord. Ma questa è la storia. Il tempo passa, le calorie aumentano. Il mondo è fast e l'educazione alimentare è inversamente proporzionale al numero crescente di fast food e di prodotti junk food che troviamo in ogni dove. Fast is fat. Il mercato del junk food è ingordo, affamato di povertà economica e culturale. Divora i propri clienti con tariffe allettanti e campagne grasse di colori e magre di contenuti, proprio come i loro prodotti. Parliamo di obesità infantile. In Italia il 21,3% dei bambini è sovrappeso e il 9,3% risulta obeso. L'Italia è uno dei paesi europei più affetti da sovrappeso e obesità infantile. Sì, noi. Proprio noi. Qui è tutto magna magna. Quelli della dieta mediterranea. Il pranzo è pronto. Gli italiani vedono sempre più cucine dietro uno schermo che tra le mura della propria casa. Si alleggeriscono i fornelli e si riempiono i freezer di prodotti già pronti. Attenzione, pochi e poveri ingredienti compongono la ricetta del secolo. Un pizzico di risorse economiche, qualche grammo di cultura alimentare, ma poco, Zuccheri a volontà. Infine, una spruzzatina di qualità. Abbondare pure con la comunicazione ingannevole, emulsionare tutto bene, assumere senza freno e con costanza, avremo così... Davvero ottimo! 57.000 decessi l'anno e oltre 1.000 morti a settimana in Italia per cause legate all'obesità. Con l'ottimista previsione che l'obesità superi il fumo come la maggior causa preventivabile di tumore nelle donne entro il 2043. Oh my god! Ad oggi, questa è la ricetta più in voga in questo mondo fast, o meglio fat, la cultura alimentare per tutti ed è la più sana ricetta di vita per te e i tuoi figli. Lo dicevano anche mamma e papà. Prima di dire che non ti piace, assaggia.